precarietà, scala dei turchi e il divieto di accesso alla scogliera ovest. Sopralluogo tecnico congiunto, l'intervista in proposito al capo del Genio Civile di Agrigento, Rino Lamendola. Lo stupendo promontorio della scala dei turchi è composto da marne bianche del Pliocene sormontate dalle sabbie di un terrazzo marino. Questa parete rocciosa, magnifica parete rocciosa, è sottoposta da secoli, se non da millenni, a un processo morfogenetico con componenti fisiche e chimiche che ne determinano una continua automodellazione. Quindi abbiamo queste marne che con questi effetti morfogenetici è soggetta a distacchi corticali delle marne, distacchi corticali che finiscono per far ruzzolare delle pietre a valle, alcune volte si staccano anche blocchi un po' più di dimensione un po' più allarmante. E questo processo di erosione finisce per coinvolgere anche il terrazzo marino sovrastante, quindi queste sabbie molto spesso scendono lungo le pareti rocciose perché coinvolte in questo processo di erosione. E noi dobbiamo però pensare che lì siamo dinanzi a un sito di interesse ambientale mondiale, è un sito che è candidato a far parte del patrimonio dell'UNESCO. Quindi non è lontanamente pensabile che noi andiamo lì a fare degli interventi di placcaggio di questi blocchi di marna bianca con reti, chiodature, tiranti. Noi riteniamo che il problema della scala dei turchi sia d'altro tipo, non è il problema dell'incuria, che noi dobbiamo capire che lì c'è un processo morfogenetico che va avanti da millenni e proseguirà. Sia che lo voglia, sia che l'uomo non lo voglia. Quindi se l'uomo intende diciamo bloccare questo fenomeno avrà dei problemi. Quindi non è un problema di incuria quella della scala dei turchi, ma il problema è l'arroganza dell'uomo che ha deciso di imporre alla scala dei turchi le proprie regole per una egoistica fruizione turistica di massa. E noi riteniamo che questo non sia possibile, che questo monumento possa essere bello anche da lontano e che sicuramente sarebbe, diciamo, del tutto fallimentare un intervento teso a fermare un processo morfogenetico che difficilmente l'uomo riuscirà a bloccare. È un processo morfogenetico di automodellazione che poi ha conferito alla scala dei turchi proprio questa dimensione, questa forma tipica a scala, da cui viene poi il nome di scala dei turchi. Quindi sarei molto cauto a pensare di intervenire con lavori di consolidamento pesanti e secondo me assolutamente non idonei alla parete rocciosa che dobbiamo apprezzare così com'è, accettandone anche i limiti e i vari distacchi corticali che producono questi piccoli ruzzolamenti di anno in anno.